inizieremo subito il grande obiettivo 2017. Grazie a voi, a tutti gli intervenuti, grazie a tutto il club che ancora una volta mi ha voluto chiamare. L'anno scorso ho dato forfè alla festa, ma avevo leggerissimi problemi fisici che mi impedivano proprio di essere presente, e invece quest'anno sono tornato alle tradizioni e iniziamo, perché il Parma Club Toscanini ha avuto un presidente storico che in tanti ricordano, che tra poco ricorderemo e spiegheremo anche il perché lo ricorderemo così bene. Intanto chiamo il nuovo presidente del Parma Club, Sergio Bertani. Siamo qua, era questo inizio di serata. Eccolo qua, Sergio Bertani, presidente che ha raccolto un'eredità importante, perché l'eredità di Cavalieri, insomma, la passione, insomma, aveva portato avanti il Parma Club Toscanini, e quindi insomma impegno importante. Intanto cominciamo mantenendo le buone tradizioni come quella della festa. Esatto, continueremo a mantenere le buone tradizioni, lo facciamo per Ercole e portiamo avanti questo discorso per il nostro ex socio che resterà sempre nei nostri cuori. Grazie. Bene, allora rimaniamo, manteniamo qua il presidente Sergio Bertani e chiamo qua la presidente del Circolo Toscanini, che è da sempre la sede del Parma Club, Gianna Vincenzi, che è anche leggermente tifosa del Parma, appena appena, quindi eccola qua. Poi un'altra persona che dopo ve la presento, intanto dico il nome, Angelo Manfredini, che mi sembra qualcuno di voi dovrebbe conoscere. E poi chiamo qui la figlia del, così insomma, del quello che per tanti anni è stata l'anima del club, Michela Cavalieri, anche lei qua, e via, tra poco capirete anche il perché questa riunione di persone, eccola qua questa sera qui con noi. E poi con un grande applauso e un ringraziamento, perché anche questa sera, anche quest'anno qui alla festa del Parma Club Toscanini, come già tante volte in passato, il capitano Alessandro Lucarelli. Andiamo qua, poi ci sarà successivamente una premiazione dei tanti giocatori presenti, poi vedremo anche i loro nomi, ma intanto qua per questo anticipo. Un'anticipazione importante, perché siamo qui? Perché il Parma Club Toscanini, da, diciamo ufficialmente da questa sera, da questa festa, anche se la decisione è già stata presa da qualche tempo, cambia denominazione. Niente di rivoluzionario, però diciamo, come si chiamerà, presidente, il club che adesso presiede Sergio Bertani? Vediamo un attimo, allora. È un po' emozionato. Immagino. Allora, attenzione. Guardate qua con attenzione, ecco qua viene anche Alessandro Garelli, poi ci sarà, ecco qua vedete la foto. Attenzione, perché qua viene scoperto quello che è il nuovo stemma, il nuovo simbolo stendardo da parte della figlia. Eccolo qua. Centro coordinamento Parma Club, Ercole Cavalieri, Arci Toscanini, 1990, data di fondazione. Da stasera è ufficialmente intitolato il Parma Club, ecco le Cavalieri, Arci Toscanini. Lo vedete qua, ci sta osservando tutti. Ecco qua intanto le foto di rito, e qua vedete la foto di Ercole Cavalieri, che per tanti anni è stato protagonista a queste serate, in questo circolo, e naturalmente con la sua fede e la sua passione per il Parma. E quindi questa scelta e questa decisione, da questa sera ufficialmente la denominazione Parma Club, Ercole Cavalieri, Arci Toscanini. Questo è il Parma Club che continua nella sua lunga storia, nella sua lunga tradizione di festa, di sostegno al Parma, di allegria. Intanto direi una parola la faccio dire a Angelo, che insomma con Ercole insomma qualche festa, qualche momento insieme l'ha trascorso, no? Sì, buonasera a tutti, porto il saluto dal centro coordinamento,
che dire, parlare di Ercole non è facile, non è facile perché mi viene il nodo in gola. Scusatemi, ma l'emozione è tanta. Con Ercole ho vissuto tanti anni, tanti bei momenti, trasferte in Europa, in Italia, dappertutto dove sì. Siamo dappertutto dove il Parma giocava, nei ritiri estivi, diciamo in Europa, in Italia, dappertutto. Io e lui tanti tagliandi abbiamo fatto come chilometraggi. Quindi una persona veramente eccezionale, una persona che portava il circolo Toscanini e portava il Parma Club nel cuore, e portava il Parma, veramente lui viveva per il circolo e per il Parma. Quindi è inutile che stiamo qua a dirci tante parole. Grazie a voi e Ercole, grazie di tutto. Bene, e allora intanto ringraziamento anche alla figlia Michele, insomma, che è venuta a questa cerimonia dando, insomma, un significato ancora più intenso e particolare, un'apertura insolita di festa di Parma Club, ma un atto dovuto, insomma, anche perché in molti pensavano che Ercole fosse anche presidente del circolo Toscanini, perché comunque mi ricordo alle prime feste che presentavo che ricordavo, sì, ma io sono il presidente del club, il presidente, mi raccomando, chiama anche il presidente del circolo, cioè, però insomma era talmente factotum che insomma si confondevano i ruoli in pratica. Questo era proprio un ricordo anche personale, proprio perché anche a volte mi chiamava, mi raccomando, ci sei, lo facciamo il tal giorno, e chiamava con qualche mese di anticipo addirittura in alcune occasioni. E quindi insomma un momento particolare, e anche per significare che il club continua anche nel suo nome, nel suo ricordo, e credo che questa bella festa, insomma queste tante persone di stasera, tantissimi giocatori qua stasera, ne abbiamo molti in rappresentanza del Parma, abbiamo una rappresentanza congrua di portieri, da Falla, Bassi, anche all'illustre infortunato che però ci aveva già fatto vedere le sue frattali, le sue doti, e poi anche diversi altri, Gianni Munari, un ritorno a Parma che è stato molto felice prima dell'infortunio che lo ha bloccato, insomma tanti se li scopriremo più tardi come premiazioni. Credo che comunque sarà davvero contento di vedere tanta gente ancora qua per questo circolo, per questo club per il quale tanto ha lavorato e tanto ha dato, e la presenza di tanta gente stasera vuol dire che si va avanti anche nel suo nome, e il club continua l'attività e continua davvero grazie a quello che lui ha fatto in passato e a quel tanto che verrà fatto anche in futuro da chi lo ha conosciuto e apprezzato, e adesso continuerà il suo lavoro e la sua opera. Buona cena, allora cominciamo adesso a degustare le specialità degli chef qua nel circolo Toscanini, e tra poco poi ci ritroveremo a metà circa della serata per le premiazioni e i tanti ospiti che ringraziamo, e quindi un applauso anche a tutti i giocatori crociati presenti, l'amministratore delegato Luca Carra, Giuseppe Squarcia, Gabriele Maio, ai tanti che poi presenteremo naturalmente quando sarà il momento dei riconoscimenti per la loro presenza qui questa sera. Buona festa 2017 del Parma Club Ercole Cavalieri Arci Toscanini.